Questo programma è offerto da... Mar Blu è Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola. Cannavota, vicino a Follonica, sempre in compagnia immancabile dell'Ilio Pesca, e vado a presentarvi una ricetta diciamo piatto unico e sana anche. Vedete, non ho acceso punti fornelli perché vado a farla in forno. Faccio un mix di verdure con del pane croccante messo dentro e della mozzarella, tutto mischiato, e andato in forno a gratinare. Procediamo. Intanto, vedete, ho messo un po' di verdura qui. Ho della melanzana che vado a tagliare a dadini, ecco qua, così. Così a dadini piccolini. Guardiamo. Io ne faccio un pochino, poi dipende, ne potete fare anche due teglie per volta, perché questa mi sa che è una ricetta a chi piace le verdure specialmente molto buona. Allora, intanto faccio la melanzana così, vediamoci anche questa qui che mi garba la buccia. A me le bucce delle verdure mi piacciono. Mi garbano. Detto come si dice noi. In Toscana si dice mi garbano. Questo. Poi prendo i pomodorini. Vedete, come verdure un po' liquide ho scelto solo i pomodorini. Poi sono andata a prendere verdure abbastanza asciutte, perché poi vado a mettere la mozzarella, quindi per cuocerle sono, se no diventano troppo acquose. Via pomodorini.
così. Ecco. Poi il carciofo che vado a pulire. Così è fatto. A spicchini fini. Io ho preso, scelto queste verdure, poi potete mettere le verdure che vi piace, eh? Non c'è assolutamente problema. Tutti i tipi di verdura, cavolfiore, patate, solamente considerate la cottura delle verdure. Quelle che cuociono di più le fate più grosse, quelle che cuociono più un pochino, ci vuole un po' di più, le fate più fine e così via. Metto mezzo peperone. E poi mi amalgama bene. Così la carota, anche questa si va a farla fine perché ci vuole un pochino di più a cuocerla. Però è buona anche se rimane un po' croccantina, non è che. Così. Anche questa. Tutta la nostra, tutti i nostri colori e profumi. Cipolla, anche questa si mette fine, o a dadini, come volete. Ecco qua, mezza cipolla va bene. Il forno è acceso e già caldo e gli zucchini. Guardate, ecco, tolgo questo, la mozzarella, una mozzarella fior di latte semplice, anche questa fatta a dadini. Thank you.
sì. Ops, questo qui. Si mette tutto dentro, si dà una girata bene, si amalgama tutto con olio. Sale e si gira, si fa prendere tutti i sapori. Un pochino. Poi si prende queste sfoglie di pane che sono croccanti e si mettono grossolanamente dentro. Potete mettere anche dei dadini di pane tostato, eh? Non c'è assolutamente problema. Io ora avevo queste a portata di mano. Olio, ancora sale. Guardate come è bello. Ora prendiamo la teglia con la carta forno e versiamo tutto qui dentro. Così, ecco qui, questo, si prende il pan grattato, si mette tutto sopra. Si prende qualche stelo di timo messo sopra che dà profumo, un altro filino d'olio, e si mette in forno a 180-200 gradi per una ventina di minuti, va bene? Ci vediamo fra un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo di mettere a posto. Le verdure sono pronte. Andiamo a vedere che si è combinato, eh? Ora si guarda. Si sforna, il profumo gli è buono, eh? Detto tra noi, il profumo gli è invitante, ma molto. Ecco qua, si lascia lì. Guardate, c'è i pezzettini di pane croccanti, tutto buono buono, eh? Mettiamo, facciamo, separiamo un po', non è una lasagna, questa, quindi si prenderà, guardate, fila la mozzarella e fila, tutto buono. Mi viene la cucina perché sennò mi brucio.
mettiamo il meglio possibile. Aspettate, si prende anche queste qui. Ma io metterei ancora un altro po', eh. Wow, qui. Ecco qui. Un po' di prezzemolino. Per dare un po' di colore. Ecco qua. L'olio non ci si mette. Queste sono pronte. Io vi invito a provarle come sempre, come tutte le ricette. Però, siccome alcune di voi mi hanno scritto per delle ricettine che farò prossimamente, se avete qualche ricetta del cuore, qualche cosa che vi ricordo, qualche cosa che volete provare, che non sapete come fare, scrivetemi sulla pagina Facebook o sulla mia o su quella in Cucina con Diana e io insieme a voi le eseguiremo e guardiamo cosa viene fuori. Mi fa tanto piacere questa cosa e niente, ci diamo appuntamento a domani alla solita ora con un'altra ricettina e ora in tavola, ciao. Questo programma è stato offerto da Mar Blu. È Ilio Pesca Prato, il mare sulla tua tavola.